Va bene, allora stiamo registrando, ragazzi, attenzione, io arrivo dopo, perché adesso i soggetti sono quelli che avete di fronte. Va bene, ciao amici, sono Mauro, gli occhi di Mauro. Io Lei è sono la Marta. dottoressa Marta, nonché dottoressa, vabbè, lo sai che ti... è che è una secchiona, per questo che la prende in giro, perché non ha preso proprio dal papà. Mentre lui invece è Christian ed è il moroso di Ciao. Marta. Ok? Quindi Esatto. non è che oggi non siamo qua per giocare o per fare solo presentazione. No. Adesso prendiamo la telecamera, la sganciamo dal cavalletto, perché io e Cristian devo scegliere alcuni materiali. Il lavoro che andiamo a fare oggi lo vediamo passo passo, spero non venga un video chilometrico, però vedremo come fare, appunto, magari con dei tagli, delle cose. Loro nel frattempo hanno anche, ditemi come si chiama il vostro canale, Una pagina una pagina. Instagram che si chiama Viaggiare Smart, dove Ecco. parliamo di tutti i nostri viaggi, soprattutto la scoperta del nostro territorio, quindi del Piemonte, ma anche più in là, Bellissimo, nel quindi chi mondo. di voi ha Instagram, mi raccomando, viaggiare Seguiteci. smart. Viaggiare Smart, Sì, seguiteci. e trovate queste due faccine qua che sono anche molto belli. Sono anche belli Anche oltretutto. pure. Sono anche molto belli, oltre che bravi e studiosi. Allora, noi bando alle ciance, dobbiamo metterci al lavoro perché sennò qui poi arriva freddo presto, tra un po' il sole ci gira intorno e ci scalda. Abbiamo scelto questa posizione qui per questo. Diamoci da fare, pronti si parte. Andiamo. Allora, cosa dici? Può Sì, secondo andare? me sì. Per Può andare? il O è corpo più sì. lungo? No, È più questa? Beh, facciamone anche qualcuno corto, visto che tanti tagli da forse 25. no. Poi di altra roba, sempre da 25, corta. Aspetta, beh, questa l'ho spaccata, intero si può. Questo su quella grossa. No, è troppo grosso. Questo va bene, se lo facciamo a metà. Per Facciamo fare le il due teste di questi muso. qui, dici? Sì, secondo Ma me non era molto sì. grossa la testa, eh? No, deve essere un po' più piccolina. Allora, adesso stiamo cercando i nostri legni, che siano abbastanza grandi, non troppo piccolini. Stiamo cercando le zampe in questo momento della renne. Questa potrebbe Piccolo essere una spoiler del misura, nostro se lavoro. la proporzione è quella, sì, eh? Sì, ci sta. Cosa dici? Qui un Questo paio qua vengono sarà il fuori. Le corpo, vuole invece. lunghe, Sì, non troppo basse, vediamo un eh? po'. Diventa anche una Questa? cremotessura Metà costa da direi di sì, se no fare, vengono alte come eh? noi. Conta. Sappiamo che dobbiamo soddisfare una prenotazione di chi? Dillo, ma Marta, chi è che ti ha fatto questa richiesta? Che tanto diciamo ci segue, è che la mia follower, tua mamma. Ecco, qua secondo me ci siamo quasi, eh? Dai. sì, Va bene? Un uno, paio, due, almeno così ne tre apri qua. vengono Se il pezzo è quattro. troppo dritto mi piace poco. E qui c'è Lo Kiba, come cerchiamo uno un po' sempre, più curvato. che vuole giocare col frisbee. Che cosa facciamo adesso? Adesso dobbiamo prima Allora. gli do una flessibilata qua perché devo pulirli. Ok. Quindi attenzione che non saltino Io questi qua non pezzettini sono schifosi, molto. però per fare così è meglio che uso un paio di guanti perché quelli lì hanno, se ti salta nelle mani questo qui col dischetto così lo senti. Adesso gli diamo solo una pulita sui sommari, giusto da non avere più quella penuria che fanno. Intanto cominciamo col dire che siamo collegati nell'impianto fotovoltaico, non stiamo consumando né carburante né nient'altro. Niente, Giusto per molto preci green. giusto perché ci tenevamo a precisare questa cosa. Poi dobbiamo accostarlo, no? Dobbiamo, questo dobbiamo farlo a metà praticamente. Lo alziamo così poco? Sì, Sì, beh, perché è sì. Poi piccolina comunque. sì, Faccio sì, lo la testa. facciamo a metà, quindi questo qui va Esatto, a tagliato. Poi metà.
questo invece era quel pezzo che dobbiamo dividere lo stesso per fare la testa, giusto? Esatto. Adesso per tagliarli. Allora, come facciamo? O lo tengo, se... ma se lo tengo così non riesce. No, adesso lo teniamo. O così. Lo blocchiamo così. Allora. Vediamo innanzitutto quanto è. Taglio qua. Sì. In mezzo questo... proprio. Sì, dopo questo nodino qua. Allora teniamo, aspetta. Abbiamo tagliato a metà questo che diventerà il collo. Di che cosa stiamo facendo? Abbiamo neanche spiegato bene. No, lo devono vedere alla fine. Ah, lo vedono. Lascia che indovini dopo. Vai, allora, tieni te, facciamo una volta ciascuno. Ma se vuoi te lo tengo proprio così. Bravo. Spiego perché questa è una lama per taglio di rami verdi e per di più non è più neanche affilata, se mettevo la lama per il taglio secco, quindi va meglio. Vabbè, però guarda anche quelli. Allora a queste però, a questa qua io direi di fargli quell'effetto che aveva smussato. Solo che adesso cosa facciamo? Lo prendiamo, ci appoggiamo da qualche parte su quel coso di legno, lo portiamo qua e col facciotto gli facciamo via dei pezzi. Allora vai, prendiamo questo pezzo. Vai. Dai, vieni, tiriamo su questo. Io guardo. Dai, okay. Andiamo qua. Mettiti giù qua, che tanto ci siamo. Sì? Sì, può stare. Ok. Adesso provo a vedere se dietro con questo, perché non ho un'ascia. O meglio, ce l'avevo. Ma con quello lì non smussa, no? Non, un pochino non... sì, ma non così tanto, cioè non è. Non è facile. Poi gli mettiamo la cosa, sul flessibile. Cioè, c'avevo un'ascia, ce l'ho l'ascia, ce l'ho troppo grossa. No, è troppo grande. E l'altra piccola c'ha il manico rotto, non l'ho più messo a posto. Quindi ci si arrangia con quello che si ha. Certo. Bisogna adesso per Natale volevo chiedergli il coltello a sopravvivenza. A Babbo Natale. Ah. Sì. E com'è che è? Quello della stessa dita dell'ascia. Ne fanno uno bellissimo. Non costa neanche molto. Allora mandagli il link a Babbo Natale. Devo mandargli il link a Babbo Natale. Allora sì. Questo qua bisogna ridurlo di più. Per essere più... più musetto. Musetto. Okay. Cosa dici? Sì, se no rimane sì, un po'. Aspetta, provo lo stesso. A smussarlo con quel. Con cosa che gratti? Con quella là? Cosa? È tipo col flessibile, no? Sì, però dovrei mettergli sull'altro disco, ma però te lo lascia perché troppo liscio. Ok, con la. Ce lo lascia troppo liscio. Questa qua oh, è. Mamma. Questa è. C'è la. Questa è la X12, però c'è la X7 che è quella piccolina, quella da legname, no? È molto migliore di questa. Non farmi mai star male. Hai visto che attrezzi ha? Tu facevi il legno con tuo nonno. Con coltellino. Se questa qui fosse più piccola la maneggiavi meglio perché non hai il contrappeso del manico dietro, no? Figurati. Non si dovrebbe essere componibile fare un pezzo che si allunga, che si accorcia.
Ma è conto il peso che ha davanti che non è. Non sarebbe bilanciato. A me mi è caduta soltanto perché mi è caduta e mi è arrivata sul piede e mi ha tagliato il piede una volta. Solo perché è caduta, solo col suo peso, eh. C'ha un filo che fa paura, si vede. Mi sembra anche leggera come mani. È fantastica. Adesso vedi che già un po' ce l'ha? Già adesso sì, sei adesso un po' conicizzato. Se ho un bel coltellino, in effetti, adesso guardo se c'ho da raffilarlo un pochino, perché questo. Attento, no. Questo non ha un filo giusto, vedi che anche questo è tutto rovinato, no, perché nel bosco così. Però. Per smustare più che altro anche. Ha già cambiato aspetto, vero? Già. Dici più così, anche qua forse, qua attorno. Sì, devo farlo, cioè, un po' farlo così. Un po'. Adesso faccio una cosa, quindi provo a montare l'altro disco. Ok. Questo qua. Questo Tabby dove si è addormentata? Stava dormendo col muso Ma lei sa perché è la Tabby? Perché? Perché deve stare lontano dalle cose che si muovono, dai rumori. Amore, ha paura. Lei ha paura dei rumori. Quando vede che lavoro lei va sempre là. Che fifona. C'ha paura pure della sua ombra. Allora, adesso doveva essere il cane più pericoloso del così? Mondo. Così? Doveva? Se questo mola ancora abbastanza bene, te lo faccio così col flessibilino lo stesso. Anche perché, ragazzi, non possiamo stare attaccati alla corrente tutto il giorno, perché io esco da tre giorni di brutto tempo e non avevo corrente. Stamattina ho fatto la lavatrice perché sennò non avevo neanche più niente da. Se no. Tanto più appunto perché comunque è stilizzata, cioè non devi riprodurla riprodurla come se fosse vivente. Già allora, così ci sta, allora fai quelle cose che fanno gli altri, che comprano una stampante 3D, te la fanno di plastica, cioè allora di plastica lo capace anch'io, mica capito, cioè è così che c'è da farla. Adesso prova a presentarla lì con il collo compreso, vedere come suona, vediamo se ci risuona questo o quello più o meno. Sì, dai, è bellino, bella eh? Così, poi ci mettiamo le due orecchiette. Sì, Latte. Secondo me sì. Orecchiette più piccoline sono da prendere. Sì, dici. Noi abbiamo preso un po' grande. Beh, no, era ma questo qua, eh. Perché, adesso sì, perché vabbè, questo qui lo tagliamo a fetta di salame, piccolino. Che così viene l'orecchietta più. Ok. Però magari una misura in meno, sì, anche da qui possiamo ancora cavarle fuori. Allora facciamo sia occhi che. Dai, così ci sta. Va bene, aspetta che stacco un secondo. Ora dobbiamo devo fare. Resettare. Accendi. A posto, è andata. Basta, no, ok, adesso accendo anche questa. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5. Lo faccio così perché devi avere sia il visivo che l'audio. Okay. E se disgraziatamente non ti incrocia audio e video, lo vai a vedere dalla conta, tu 5, 5 e 5, cioè. Sì, perché a me è capitato che l'audio poi non si intersecava per qualche ragione, magari c'era un rumore di fondo o qualcosa, uno è più distante. Questa parte la lasciamo perché dobbiamo spiegare anche come nasce un video. Backstage di allora, giochi. Vediamo, questo qui, fermiamolo un attimo qua, quello è il corpo, lo fermiamo un attimo qua così. Allora, intanto diamo il microfono, così va bene questo piano qua? Sì. Quindi diamo una spianata lì qui. Per mettere poi il collo. Per appoggiare il collo, sì, però non lo fissiamo subito il collo. No, perché prima va messe. Fammi vedere dove deve andare più o meno. Qui già si capisce un qua. Po' cosa stiamo facendo. Collo, musetti. Esatto. Io direi che ci siamo quasi, devo dargli proprio una pelata proprio, appena. Perché Spero di fare meno polvere possibile perché nel frattempo ho steso anche i panni io. Stesi adesso. Direi che qui ci siamo quasi, come appoggio non deve essere proprio perfetto anche perché insomma no, basta che stia è stilizzata la cosa. Dai, ci siamo? Sì. Gli do un po' di pancia a questo, fa vedere. Gli togliamo un po' di roba in mezzo qua. Sì. Va ad adattarsi. Sì, va. E poi vediamo come fare a tagliare i colli. Avete già scelto le gambe, ragazzi? Sì, le abbiamo già unite.
qua. Guarda, per me ci siamo. Questo lo possiamo già copiare così. Perfetto. Poi dopo, adesso però, prima di mettere questo dopo, che sennò ci disturba, studiamo la cosa delle gambe. Ok. Quindi, gambe, per noi il centro, corpo. Stanno tutti i andiamo a segnarci il centro. Vabbè, come centro teniamo buono questa parte qua, che appoggia già così perfetto, vedi? Ok. Allora, le gambette sono queste, vanno tagliate, cosa dobbiamo fare? Allora, alcune vanno accorciate più che altre della stessa misura. Guarda, questa, vedi, c'è un pezzettino. Sì? Così. Vediamo dove tagliarlo. Questo lo tagliamo. Meglio, secondo me. Vabbè, proviamo a simularlo. Tieni la gamba. Questa. Mettiamo questa e poi la mettiamo la gamba sotto. Per me è alta. Per essere piccolina? No, secondo me va bene. Guarda che ci c'è sopra la testa. Calcola, guarda così. Track. Dai, Ci sta. Lo lasciamo? Perché sì, una parte sì, poi ci entra. Sì, va esatto, bene. Una parte si infila. Più o meno questo qua è tanto lunga. Questa va accorciata. No, le tagliamo tutte uguali. Sì, sì, sì. Hai già scelto quali sono? Sì, abbiamo già preso quattro. Però io vorrei tirargli via questa parte qui che non mi piace. Però. Adesso non ti piace? Beh, adesso disturba, scusa, devo incastrarla. La incastro di qui. Bene. Questo potrebbe essere una parte di un'imperfezione perché l'aveva ferita un cacciatore. Ah, c'ha la zampa messa. Allora, quella lì è quella modello. Questa è quella che comanda. Esatto, e ora le altre le adattiamo. Le teniamo come le mano mettiamo? Come prima. Sì, va? Sì? Vai, tieni te, che io... Tieni la mano che io taglio col gattuccio che facciamo prima. Facciamo, sì, ferma. Voilà. Tieni sempre il campione che è sempre lo stesso, accoppiami le altre. Ma è giusto, deve essere un po' strano. Questa è veramente una meraviglia. E poi questa qua. Adesso io direi, se prepariamo i buchi. Ok. Nel corpo P. Quindi due così, le mettiamo così, con quell'angolazione qua. Se rimane in piedi poi? Sì, così in piedi. Direi di sì. Sì, se no sono troppo. Sì, proprio qua al limite del. Quando inizia la spanciatura, secondo me. Sì, del, ci sta qua. Tac, tac. Buono, sì. Disegniamo, allora prendiamo una cosa. Un pennarello. Prendi un pennarello che segniamo. Vorrei provare a fare con le gambe le vuoi. Le gambe le mettiamo più all'interno o questo? Così all'esterno. All'esterno, perfetto. Allora possiamo mettere, che ne so, queste due davanti, che sono un po' dritte. Ok. E queste due qua dietro. Dai, segnale, dobbiamo prendere i riferimenti. Più o meno così. Va bene, una la foriamo qua e una la foriamo qua dentro questo raggio. Okay. Se parlo davanti e dietro, perché dopo se non le modifichiamo non dietro, le mischiamo più, lasciale di là. E due davanti. La posizione è sempre la stessa, sì, sei in linea più o meno così. Ma se lo vengono dentro qua. Vai. Più o meno potrebbe venire qua. Sì, poi anche lì. Dovevano essere esatto. Non dobbiamo venire troppo avanti. Che noi abbiamo le gambe storte però, in realtà. Così. Adesso vediamo se riesco a forartelo con questa. In teoria si dovrebbe riuscire, però nella pratica bisogna vedere. Aspetta, devo girare avanti. Te lo tengo. Perché guarda. Qua quando entra. Secondo me è sufficiente. Proviamo a metterla. Presentiamolo lì per fare una prova con una. Se non entra adesso, questo qui facciamo una cosa. Sì. Okay. La parte che va dentro devi darmi.
Perché tu adesso questo qui lo tieni così. A parte che va dentro. A parte che va dentro decidi quella che vuoi mandare dentro. Sì, però se no l'altro non è più fine, niente, no? No. Però è meglio, vero? È un pelo più. Questa qua. Si avvicina, fai vedere di quanto. Un pelo più. Sì, allora io lo tengo acceso, tu tieni su la mano qua, adesso lo accendiamo. Quando è quasi giusto bisogna pelarlo proprio appena. Adesso ci sta giusto lo spazio della colla, però se lo peliamo di più poi perdiamo la misura, perché la punta è quella. Ok. Poi i legni sono quasi simili. Cosa facciamo? Procediamo con gli altri buchi? Posso provare a fare un buco o faccio casini? È difficile? No, con questa punta ti sconsiglio di farlo. È difficile? Questa sì, è una delle punte peggiori da usare. Vabbè, ti proviamo a fare qualcosa di più semplice. Questo qua teniamo quella lì. Tieni la mano lì che faccio il foro qua. Sentila. Ah, ecco. Stiamo lavorando, anzi noi stiamo giocando a dire il vero. Allora proviamo a vederla. Questa qua è adesso questa, una per fare una, esatto. Ognuna di quelle fatte lasciamola già nel suo posto. Questa però vediamo se entra meglio per qualche altro. Per qualche altra parte, perché si è, diciamo, è pelata. Qui mi sa che va dentro un po' di più. Perfetto. Allora qua possiamo mettiamo scambiare di posto, tanto vediamo come sì, suona. Vediamo questa che magari. Questa va. Così, sì. Così. Sì, sì. Non è un po' troppo larga? O è troppo. Sembra che si abbia messo con le gambe troppo larghe, cosa dici? Allora la mettiamo verso l'interno, come hai detto. Sì, dai. Verso l'interno così. Guarda che è larga lo stesso. Fai vedere, proviamola, presentiamola lì un attimo. Così di là. E beh, l'angolazione è da casaccio, non è che abbiamo preso. No, non è tanto larga. Ci sta. Anche perché sennò poi non è stabile. No, non sta più in piedi. Bilancia, così. Allora, no, secondo me ci sta quello lì. Lo mettiamo. Se no, aspetta. Questo è il davanti. Proviamo a restare fedeli a quello che avevamo iniziato prima. Lasciamola qua. Tanto ci va la colla. Poi dopo gli mettiamo un po' di colla. Allora. Poi questa era una di quelle dietro, che vedi che si presenta di più. Allora non è tanto. Vai, accendo. Sto dicendo adesso vediamo come fare a incastrarle, anche perché bisognerà mettergli dentro qualcosa. Ma questa è? No, quella entrava più sforzata, l'ho fatta apposta un po' più sforzata. Adesso prendiamo il mazzuolino e li picchiamo dentro. L'unica che bisogna o cambiamola, questa, che l'ho pelata troppo, ma è partito, prendiamo un altro. Ce n'è altri, aspetta, interrompiamo un attimo il video. O lascia andare? Se non si va. Ora prendiamo un altro pezzetto. Vado a cercarmi. Io faccio una pausa qui perché sennò mi fa. Sennò ti. Mi fa degli fai troppo lunghi. Ma che ho fatto? Allora riprendiamo. Ora. I lavori proseguono e la stufa è accesa e c'è su anche l'acqua della pasta, per cui. Si giusto, mangia, giusto per dovere di informazione. Mangiamo. Forse mangiamo anche oggi, cosa dici? Prima la priorità va a queste qua. Però. La priorità va alle costruzioni oggi, ragazzi. Ai lavoretti natalizi. Allora, così. Questa è consistente, non sapevo fosse così. Sì, è molto consistente questa qua, sì. Allora, questo è quello che non dobbiamo picchiare più di tanto perché era un po' più largo, Ma colpetto già. Appena
Va bene così. Questi qui adesso così, ora. La posizione è questa? Yes. Sì. Allora gli diamo solo una sporcata di colla appena, ma perché tanto ce la butta fuori tutta. Sì, perché vedi, diciamo. Perché il buco è giusto. Va. Così era, eh? Sì, esatto. Sì, giusto. Vai. Piano. Vai ancora un pochino. Buona, buona, buona. Va bene? E questa qua che, secondo me, è rimasta un po' troppo mobile, però. Adesso. Poi quella. Questa serve, sì. Dopo prendiamo, ma Christian, se vuoi, prendi un pezzettino di carta del rullo, del rotolo che c'è lì. Ce l'hai? Okay. Che gli diamo una pulita alla colla, perché è peccato se resta fuori così. Piano, eh? Vai. Se sono rotti. Bon, direi che basta. È dentro bene. Okay. E poi guardiamo, in effetti. Se poi rimane storta, la prendiamo. Che non deve rimanere il traverso. Se vuoi togliere la colla in eccesso. Se vuoi già togliere adesso, tanto. Sì, tanto abbiamo finito l'ultima. Questa stava così, sì? Sì. Vai. Vado. Non mi pestare sulla mano. Speriamo. Tanto adesso i pezzi non devo più tagliarli, no? Buona, dai, direi che basta. Okay. Adesso proviamo a vedere, che mi sembra un po' storpia, però poverina, può darsi che non sia nata con tutte le gambe giuste. Secondo me, no? Questo qua dovevamo adesso metterlo all'esterno. Dobbiamo girarlo questo qui, secondo me, sì. Lo sai. Secondo me è fissato, no? Teniamolo prima che la colla si... esatto. Questo qui va all'esterno così. Okay. Così meglio. Però vedi che ha pelato via ancora un po' di roba. Incastrando. Mm. Prova a vedere se entra meglio così. Sì, direi. Cioè, molto meglio. Guarda, così almeno non è storpia. Quello lì, se resta lenta, lo tiriamo fuori, gli mettiamo un pezzettino di carta intorno. Ah, per favore. E lo cacciamo giù con la carta, sì. Ok, vediamo. Adesso vediamo, quando la ribaltiamo vediamo cosa succede. Se perde una gamba nel momento che la ribaltiamo. Però si sta un po' troppo. No, vediamo, poi dopo gli diamo una. Vediamo. Gli diamo una, anche quando è asciutta poi viene via, sennò gli buttiamo su un po' di segatura e. Si fa, e puliamo la segatura. E io non uso neanche mai i guanti, niente, cioè proprio. Ah, questo qua tanto da vedere. Proviamo a vedere come si presenta? Dai, un po' allora. Spilenca. Forse un po' alta questa. Questa è alta. Sì. È alta questa perché non ce la fa appoggiare, vedi? Esatto. Quindi io gli darei un pezzettino a quella. Un pezzettino di questa. Mm-mm. Ok. Che è sempre quella disgraziata. Sì. È la lei. È proprio questa qua la gamba disgraziata, secondo me. Ma che l'abbiamo anche cambiata. Non è quella, non l'abbiamo cambiata la. Sì, sì, esatto. Ah. Questa è quella che abbiamo anche cambiato perché l'ho già sbagliato al primo giro. Provato? Sì, si è stancato però nel frattempo. Via. Ok, proviamola ancora. Vediamo un po', tanto questa si incastrerà da sola. Vabbè, così già. Ci siamo quasi. E ancora ci siamo quasi. Ancora un pelino. Ancora un filino di ciglia. Ma perché appoggino tutte e due? No, accorciamo ancora un pelo. Sì, ancora un filo. Sai, adesso, memore di prima che l'ho mollata troppo. Adesso non voglio tagliare troppo. Che poi quando balla il pezzo così è difficile da tenere. Ma poi tanto al massimo la incastriamo un po' nel terreno. Cioè, nel senso. Sì. Così ci sta, secondo me. Ecco. Eccolo qua. Lì questa non appoggia bene. Adesso è alta questa, sembra, eh? Sì, forse è lì perché non appoggia. Sì, vero. Ma se accorciamo un pelo questo, tienilo un attimo così. Sì, sì. Giusto quel pezzettino. Proviamo. Ecco, così appoggia tutto. Sì, dai, poi quando lo appoggi nel terreno. Così nel terreno, poi al massimo lo incastriamo un pezzo. Ma che carina! Adesso doveva andarci su uno dei colli che era questo o quello che... Qual era quello già preparato? Questo qua. Quello. Questo così? Sì, esatto. Anzi. Dici e come che va lo bene? Piazziamo, lo incolliamo? No, adesso ti faccio vedere io cosa facciamo. Guarda, aspetta che vado a prendere il tutto. Di musetto. Grande tutto, questo qua più grande. Sì, questo sì. Sì, io direi questo musettino qua. E copiamo così. Che carina.
Si vede già comunque la forma, anche senza gli occhi, le orecchie, le... Adesso le facciamo corna. Così, guarda. Le corna. Questo è un trucco che mi ha insegnato anche mio papà. Ma è la stessa cosa che ti ho detto io prima? Ah, ok. Partito. Sì, bisognava. Allora, l'ho tagliato, poi naturalmente tieni la tenaglia un po' inclinata, così gli fai una specie di punta ancora. Così almeno attacco una tenaglia. Adesso se vogliamo, gli diamo qualche smontata. Gli diamo, vabbè, poi se quando tagli così tieni la mano, ecco, bravo, l'hai già trovato, più che altro per cani. Poi si stabilisce come mettere questo. Okay. Adesso io direi, comunque, non ci affidiamo solo al chiodo, perché... Poi lui non tiene, però io farei così a questo punto, perché invece prima di piantare lì facciamo anche il lavoro, visto che questo possiamo tenerlo comodo, facciamoci il lavoro della testa, perché poi dopo picchiando la testa muoviamo il collo, Adesso lo troverai, secondo me va messa un po' decentrata, sì, tipo così. La testa, sta cosa del chiodo, comunque. Fregata. Hai bisogno che teniamo? Eccolo lì. A volte quando li vedi poi sei picchiato, perché io ho i cani in giro, diventa un problema. Allora, prima di piantarlo giù vediamo se va appoggiata bene. Sì. Proprio al limite dietro, se no rimane troppo avanti, cioè troppo indietro. Più o meno centrata. Sì, dai. Poi la possiamo far ruotare come... Ecco, fagli il segno dove va, lì. Okay. Così gli mettiamo una sporcata di colla comunque qua intorno, che poi appoggia sì, appoggia sì, no, sai, non, è che, non è che appoggia molto, però che aiuta un po' a tenerla. E poi metti lì, tienila lì, ci sei? Sì. Anche te. Ah, ma che appoggia sulla colla? Sì, forse un po'. Ancora un po'. Ecco. Adesso è arrivato perché appoggia. Sì. Esatto. Vabbè, poi quella non la vedi neanche. Ma che bello. Ma che bello, ci mettiamo dietro. Forse un po' troppo indietro, però. No, è giusto. Se no il muso non spunge. Poi mancano. Sì, se no non sembrava il musetto, dai. Sembrava più testa. Cioè, adesso facciamo la stessa cosa, gli diamo. Un tanto po' di quella colla. Appoggiava abbastanza bene. Aspetta che segno il punto centrale di questo. Sì. C'è ancora il pennarello? No, vabbè, ma lo mettiamo anche, lo poi vedi sulla forma, così, dai. Così lo piggio un pochettino. Un segnettino qua. Dai. Sta già entrando. Era già entrato. In testa così tiene, per questo che ti dico, è meglio mettergli anche la colla, perché sul legno di testa adesso il chiodo entra che è una meraviglia, invece sul corpo così dall'altra vena è più... Vai, dagli un colpetto, toh. Ok. Oh, lavorate anche voi, mica devo stare qui io a lavorare con voi, Io faccio solo... Vai. Dritto? Vai. Buona. Piano piano si smonta la testa, la appiattiamo tutta. Ma benissimo, adesso quando fa presa, ma che bella! 10 minuti fa presa, No, se no lo muoviamo troppo. Quando comincia a cioccare il chiodo, adesso un po'. No, quello è normale, poi quando fa. Sì, no, ma ha toccato secondo me una parte. Sì. Oh, se ti si smonta, anche perché poi devi portarla a casa. Se vedi che ti si smonta, fategli sotto una bella colata di colla a caldo e la impicchi sempre nella. Perché il chiodo, appena questo si asciuga, già la roba un po' stagionata, ma se si asciuga di più il chiodo lascia andare. Vabbè, ma tanto deve stare. La vite, anche qui, la vite, vuoi mettere una vite così lunga? Alla fine ti costa più la vite, fai il buco, vedi la vite, perché ma cosa? No, poi no, qui non potresti neanche metterla, se metti le vite a tradimento così le vedi, è peccato. No, adesso possiamo passare invece alla... Orecchie. Vogliamo finirla, facciamo le due orecchie piccoline? Così facciamo e le orecchie e gli occhi, infatti. Allora, li tagliamo da questo legno qua? Sì, dicevamo questo qui, giusto? Sì, dai. Quelle sono, aspetta, le orecchie. Sì, se le gli facciamo le facciamo un po' uguali. Allora. Gli occhi però più piccolini, dobbiamo tagliare l'altro. Gli occhi più piccolini, prendiamo uno. Un po' piccoli. Forse questo andiamo a recuperare uno. Provo a farti questo. Proviamo a fare le orecchie e vediamo come stanno.
No, perché che avevamo preso? Mi sa che sono troppo grandi quelli che abbiamo preso. Sì, mi sa noi. Che sono troppo grandi. Questi erano grandi. No, enormi, non pensavo fosse così il musino. Ci vuole la metà, almeno. Mm. Okay. Vuoi che provo a fare. Non è che faccio le orecchie grandi tagliando le fette di salame questo? Sì, così come orecchie okay. Ci sta. Non è male, no, no, ci sta. Così ci sta. Per me, infatti, guarda che non sembra, quello. Ma di poco è più grandine. Poi questo qui, a fette di salame, diventa ancora più. Mi sa che è anche tenero da tagliare, sogno, perché è un po' marcetto. Allora, che un bel sale che sta andando. Cos'è caduto? Doveva essere ancora più ovale il legno. Abbiamo preso troppo tondo, anche se lo facciamo a fette di salame, ma resta sempre tondo. Ok. A cercare, sai cosa sono? Ci sono dei pezzi di noccioli, ci sono dei noccioli proprio ovali. Allora quello per possiamo cercarlo. Cerchiamoli più ovali, e anche gli occhietti un pochino più piccoli. Okay. Allora bene. Aspetta, prendiamo, che sennò poi sì. Allora riprendiamo. Dai che bolle l'acqua della pasta, esatto. Allora finiamo questa e poi andiamo a mangiare, per favore, perché io ci ho fame. Belle? Belle? Va bene? Sì. Quindi facciamo così, diamo una sporcata di colla qua. Ok. E poi com'è che le fissiamo, quindi con... Ci passo una vite. Una vite. Okay. Ho preso delle vitine piccole che c'ho qua. Aspetta che ti prendo al volo anche il cacciavite che lo facciamo a mano. Ok. Lo facciamo manualmente perché... Hai trovato un altro gioco? Facciamolo manualmente. Ve l'ho detto che Tabitha è preoccupata perché ha visto che non si mangia ancora. Non si vede. È in ritardo. Lei ha già sentito la sirena. Dirà, ma oggi è okay. La miseria. Stava andando sull'altro. Dai, metti l'orecchietta dove devi metterla. Questa va dalla parte di qua, Più o meno qua? Sì, direi può starci. Io ho detto che non vedo più il buco della cosa. Anche un 20 bastava. Orientala che adesso può ancora girare. Aspetta, poi vieni qua davanti così. Mm-hmm. Secondo me così ci sta. Buona? Sì, dai. Tieni sì. Adesso che quando tiro la vite ti giro se no. Ok. Una è fatta. Guarda, c'è anche la testa mobile. Sì, perché può girare. Sì, può girare. Può girare il collo. E gira il collo, gira la parte dove vuoi. In natura così. Aspetta, io mi metto da questa parte, mettila lì e presentala. Dai, bellina, dopo gli giriamo un'inquadratura a favore della... Senza corna sembra un cane, però. È vero. Sembra un cagnolino. Sembra un cagnolino alla fine. Si può riadattare alle stagioni. In primavera la lasciamo senza corna e facciamo un cagnolino da giardino. Allora, per le cornette, gli occhietti come li mettiamo? Con la colla a caldo, vediamo se la pistola è preparata. Sì, si vede che sta colando. Attendo. Ce li hai già pronti i cosi, Cristian? Cosa? Gli occhi? Gli occhi, abbiamo qua. Sì. Avete già preparati? Siamo pronti. Allora, dammi un attimo la tua carta che devo una pulita qui in testa qua, vediamo se cola. Vogliamo bene dove mettere? Sì, dai, ci siamo. Qua, secondo me. Sì, può andare? Sì. Qua, aspetta, proviamo a mettere il supervisore. Pietro, ci stanno le cornette. Qua, va bene, pronto? È andata. Che vai, prima questa. Vai. Aspetta, che dobbiamo... Come dentro la tua colla caldo? Ho visto, ma perché ancora non è? Prova la colla. No, ma proprio il colore è anche una cartuccia è bianca. Diversa, è bianca. Non è trasparente. No. Tengo lascia andare che già tiene. Ah, guarda. Che carina. Ok. Dopo viene via la parte in più. Sì. Allora, se la colla a caldo la usiamo ancora per incaglianare dentro le due cornette. Sì. E dopo io stacco, perché qui siamo tutti attaccati sul pannello. Se ma io non è che domani, che stasera posso spegnere il frigorifero perché abbiamo costruito le vostre 5 renne. 4 facciamo. 4, abbiamo optato per 4. Allora, queste prendiamo. Allora, dobbiamo accorciarle giuste. Guardiamo che buco ha fatto. È già dato quello centrale. No. Era questo? Sì, andiamo a prendere la cesoia, guarda, così viene. Dobbiamo vedere quanto allora, fa quello lì, quello centrale l'hai tolto? Sì, sì. Sì, dai. Esatto. Prova a presentarle che vediamo dove vanno fatti i buchi. Accorciamo un po' questo anche. Qua. Sì, va, che sennò un po'... giusto un pelo. Sì. Forse, sì.
va fatta più corta, fa vedere quanto è. Vedete più o meno quanti diametri, sarà un bel 6 mm minimo. Però togligli il pezzo. No, va fatta ancora più corta secondo me la base. È lunghissima. Così è lunghissimissimo. Dammi solo la posizione che io comincio a farti i buchi. Qua secondo me, okay. Qui davanti all'orecchietto. Sì. Appena inizia l'orecchio. Sì, sì. Sì. Io farei così proprio, sì. Se no è troppo. Sì, è così, okay. Anche perché poi lo metti dentro. Puoi vedere se entra già nel buco, se no ti faccio il foro più grandino. No, ma lo peliamo un po' con il coltellino. Infatti. Perché inutile sì, così come orecchietto ci sta, come corno di lunghezza della base. Guarda, direi di farlo così. Ah, guarda, si sta già praticamente infilando. Si stava già infilando. Bisogna proprio solo un pochettino sistemare. No, diamogli solo lo spazio della colla. Fammi vedere un attimo poi la lunghezza del coso, così lo faccio. Della base. Buona. Allora, incolliamo la prima? Sì, vai. Vai, pistola a caldo, Cristian, vai. Vai, tu prendi la colla. Colla dentro nel buco. Via, così, ma va bene, sì, Marta? Sì, sì. Ancora, così? Così, okay. Andata. Colla dentro nel vai, buco un po' di roba. Lì. Non tanta roba, perché magari riempie tanto. Andata no, giù no. Un po'. Ok, ora va. Buona. Eccola qua. E una. Adesso vediamo il secondo, così ti faccio un'inclinazione del secondo buco. Facciamo. Sempre davanti all'orecchio, comunque la va esatto. Bellissima. Mm-hmm. Mi piace, bella, bella, bella. Vediamo come si presenta. Si dovrebbe già quasi entrare. Ah, questa entra. Questa entra. È già entrata così. Beh, riempia di colla, riempia di colla. Soffia prima, eh? Ok. Okay, vai, colla. Perché loro volevano farli a casa questi sì, qua, no? Domani. Però poi a casa cosa dovevano fare? Dovevo portare a casa tutta l'attrezzatura io. Allora ho detto no ragazzi, facciamo una colla. Prendete, venite a trovarvi, mangiamo anche la pasta asciutta. E così siamo a posto. Ora togliamo quelle toglio quelle in eccesso. Questa qua la stacco o la usiamo ancora? No, staccala, staccala, piuttosto la riattacchiamo dopo, okay. Qui qua veramente. No, qui in questa cascina si impara anche a economizzare quando si fa già economia. Nel senso che, per esempio, io non te l'ho mai detto, quando accendo lo scaldabagno, non accendo stasera, l'ho acceso questa mattina per avere l'acqua calda, perché se io accendo la mattina c'ho ancora 30-35 gradi di acqua residua dalla sera prima, quindi faccio solo una messa a regime. Okay. Se lo accendevo questa sera era già sotto i 20, dovevo riparare tutto il ripristino. E quindi io uso meno legna, anche dove sto risparmiando riesco a risparmiare. Figurati. È imparata ragazzi, questa cosa è importante. Dovete mettere dei soldi per sposarvi. Si vedrà. Con calma, con calma papà. Allora, intanto cominciamo a girare in questo modo. Togliamo questi due ferri. Ok. Gira qui a favore di telecamera un attimo, okay. Perfetto, cioè di quadratura ce l'hai di lì, noi ce l'abbiamo di là. Il codino, non gli avete fatto il pezzettino del codino? Dai, tagliamo un pezzettino vai, così, facciamo. Ah, così è anche. Questo qui però lo taglio. Vai, taglia, quasi finita, manca qualche rifinitura. Mancano ancora alcuni accorgimenti. Poi andiamo per le altre, caldo. Andiamo a prendere la seconda batteria così tribulo meno e non continuiamo a scambiarle. Adesso andiamo. Che tanto io ieri, in previsione che voi arrivavate per questa cosa. Sì, questo è quello, così è. Ah, bello. Può stare? Ok. Sì. Mettiamo il goccio di pollo. Sì, con quello a caldo. Sì. No, però aspetta, prima di fare quella a caldo gli facciamo sempre il giochetto del chiodino, perché questo è più grande. Secondo me tiene meglio. Vai. Sempre meglio che... E adesso per picchiare il chiodo... Il collo lo vedo un po' ballerino. No, quella lì deve fare presa con la colla là, esatto. E ancora si è alzata. Così almeno fa presa. Dopo sai cosa facciamo? La corichiamo un attimo, magari gli coli dentro un po' di colla a caldo. Colla. Okay. Così la fissiamo di più. Che non sembra, ma quella a caldo tiene. C'è un buco? Mamma mia. Attento, È partito. Da qualche parte è andato.
Finché gli tengo la mano, con la mano sola, no, ma fa niente, Cristian, poi lo troverò, eh. Va bene. Anche ora, aspetta, qua piano piano dobbiamo fare, sennò qui... Uh-huh. Così... E gli, diamo una, gli diamo una... Vai, un goccino. Volevo usare... beh, questa è ancora attaccata, sì. Sì, dagli un puro anche sotto qui, se qua? Vuoi. Facciamo lo zio, così. Voilà. Perfetto. Vai, ficchiamolo lì, tanto... Ok, Massimo. Oh, la ma... testa! Ha perso la testa! No, allora, vi dico io, prima di tutto, questo è bellissimo perché questo qui sono quei pezzi che dopo non tagli apposta, perché le parti più belle sono quelle spontanee. Allora, prendimi un altro pezzettino di carta, che togliamo questa colla schifosa che non fa presa oggi. No, e gli facciamo una bella... Riattacca al volo poi la colla caldo finché non si raffredda. Questi sono quei pezzi che io normalmente non taglio, anche perché... È più veritiero, poi magari a qualcun altro succede. No, poi davvero, cioè, ci sono, allora, sai che ci sono quei video che poi alla fine sembrano troppo prefabbricati, perché cioè, va sempre tutto bene, non gli succede mai niente, uno si chiede, ma invece, possibile che gli va sempre... Io ieri quando facevo quella radio qua sono caduto 3 volte, beh, ovvio che poi quei pezzi lì magari quando ho sbagliato 2 volte un taglio, alcuni pezzi poi li togli anche per praticità. Sì. Però in realtà se io facessi una ripresa fedele a tutto quello che faccio, ci vuole un video di 10 ore, perché io ci lavoro 7-8 ore magari di progetto, no? Allora io direi di fare, sai cosa è successo? Te lo dico io perché è successa questa cosa. È un po' corto. Perché invece che entrare il chiodo di qua, ha piantato e è andato avanti. E allora dovevamo fare il contrario, facciamo una cosa, proviamo con la tenaglia a tirarlo fuori un po'. Ah, ho capito, vuoi provare. Si è piantato il chiodo, ecco perché non teneva bene. Mi sembrava strano che fosse... Ma se no, scusami, se noi mettiamo un altro chiodo dentro questa, no, mettiamo un doppio... No, però dopo devi piantificare ancora. Il problema è il movimento. Ma no, allora, spantegola di colla caldo, vedrai che va a posto. Se sei già ripresa, fagli una bella spantegata qui intorno. Lì dalla parte laterale esterna aveva più roba, eh. Fagliene un po' più davanti e dietro. Sei più abbondante sul dietro lì, non muoverti tanto, fermati in un punto e fagli giù una bella palletta lì, vai. Qua, veloce, buona, va bene, sennò poi ci esce. Vai, vediamo un po' se sarà la volta buona questa te. Come la battiamo, mo? Piano piano. Così, nello stesso modo. Okay. Vediamo. Ti vanno a comprare le colle strane, basta un po' di colla caldo, ma... Quello si sta muovendo, lo mettiamo un goccino. Un pochino di passa da davanti. Senta che gli rompi il cornetto qua. Mamma. Ah, perché si sta aprendo il legno. Buona. E voilà. I filamenti qua che volano via. Questi togliamo. Ragazzi, cosa facciamo? Direi io vado a controllare la pasta asciutta perché ho fame. Direi che possiamo andare facciamo, a puliamo il banco e facciamo... No, lasciamo la nostra lenetta così. Ora il codino, adesso avanti. Poi cosa gli manca? Niente, magari gli puoi dare un po'... Col pennarellino gli puoi fare il disegno della bocca. Sì. Col pennarello nero. Io non lo faccio perché non sono un disegnatore. No. Io mi fermo alle cose stilizzate di questo tipo, secondo me è sufficiente. Vediamo un po'. Se si attacca. Ti piace Marta? Vediamo da davanti. Oh, ma guarda, è bellissima. Dai, è carina, eh? Bellissima, che carina. Allora ragazzi, io direi di fare così. Le altre costruzioni ora le facciamo adesso, perché poi vedi com'è il tempo oggi ancora. Sì. Le facciamo comunque a telecamere spente. Io direi questo, poi vabbè, poi vediamo se integrare altri pezzi, se magari quando la mette di nuova. Sì, però io direi, sì, per quello che è il video degli occhi di Mauro con i due amici qua, la mia figlia e il suo amoroso, come abbiamo detto all'inizio, diciamo di chiuderla così. Mm-hmm. Quindi questo era il video di Natale, quindi io vi auguro, e pensa che oggi è il 16, 17 di 17 novembre, okay. Quindi ci stiamo preparando con l'acqua. Anticipo. Presumo che questo andrà in onda il 25 dicembre, poi vediamo come fare con le mie programmazioni. Nel frattempo, poi c'è alzato, fate quello che volete.
noi andiamo avanti a fare le altre cose, ovviamente dovete capire la difficoltà, accendi, spegni, sì, abbiamo più cose da fare, diciamo che il progetto è questo, se c'è un'altra un pochettino più grandina, magari c'è in mente di farmi usare anche la motosega. Direi che è tutto, un augurio sereno a tutti quanti, in pace, in armonia come sempre, mi raccomando, un bacio, un abbraccio a tutti. Ciao! Ciao! Ciao. E poi dopo stacchiamo e vediamo. Allora facciamo un fuori onda, lasciamo andare quella col fuori onda. Ah, sì. Ok. Facciamo un fuori onda, ragazze, mi raccomando quando lo mettete in macchina, perché per secondo me... Secondo me... No, adesso se fa prendere la cosa, cosa, beh, facciamo una cosa, lo mettiamo magari di là in cucina al caldo, così, intanto che mangiamo la pasta asciutta, dai, eh. Basta, si secca anche un pochino la cosa. Si asciuga un po' bene, poi adesso per trasportare bisogna stare attenti che non si capottino nella macchina, le metti nei bagagliai, le appoggi in una borsa vicino, bisogna fissarle. Lo zainetto che avevi lo metti vicino. Sì, lo mettiamo lì, poi andiamo via. Però anche il codino c'è venuto in mente alla fine, bello, bello il codino. Dai. Va bene, ragazzi, andiamo a mangiare la pappa, dai, che anche i cani hanno fame.